Oggi parliamo di Zungoli, la cartolina. Il comune di Zungoli è una vera e propria perla dell'Irpinia per il suo centro storico, tipico e raccolto, e da numerosi e vari elementi storico-culturali di interesse, individuabili anche grazie ad un percorso di visita completo ed efficiente. È nel club dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione, prestigioso riconoscimento del Touring Club italiano per i piccoli e eccellenti borghi italiani, e fa parte dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Situato nell'Appennino Campano, su un piccolo colle circondato dai monti, il borgo è dominato dal castello normanno, edificato intorno alla metà dell'undicesimo secolo. Il centro storico, arroccato e attraversato da viuzze acciottolate, ha mantenuto nel tempo il tessuto originario ed è famoso per i suoi gradoni e le case in pietra viva. Zungoli è centro di storia e cultura, dove l'abitato si mescola alla bellezza del paesaggio circostante, dove le tipiche architetture montane sorgono sullo sfondo degli incantevoli scenari dell'Appennino. E diamo il benvenuto al sindaco di Zungoli, Paolo Caruso. Buongiorno, sindaco. Grazie. Come sta? Bene, nonostante le problematiche della pandemia, dobbiamo stare bene. È certo, ovvio. Sindaco, e poi allora sono i borghi a essere un'ancora di salvezza, per recuperare un poco di buon'aria, ma tranquillità soprattutto. È vero, è vero. Sindaco, lei è primo cittadino di una perla dell'Irpinia, possiamo dirlo? Ho questa fortuna, questa fortuna di rappresentare un bel borgo. È vero, ha tantissime eccellenze, ricca di storie, davvero venire a Zungoli si possono ammirare tantissime cose, no? Esattamente, in questo borgo, oltre che storie, culture, paesaggi, ambienti, enogastronomia, c'è tutto quello che ricerchiamo quando usciamo dalla nostra abitazione per andare lontano. Qui invece c'è un turismo di prossimità possibile che può offrirci tantissime opportunità, ma non è solo Zungoli, poi, perché c'è un territorio, quello dell'Irpinia, quello che sta intorno a questo borgo, perché Zungoli fa parte di una rete di comuni, i borghi in rete cosiddetti, circa una quarantina, che si muovono in sinergia proprio perché si creano tantissime opportunità per il turista, e quindi un territorio che può andare bene per tutti, con gli interessi culturali, enogastronomici e tutto quello che in qualche modo ricerchiamo sempre. Ecco, Zungoli e bandiera arancione, questo riconoscimento importante del Touring Club italiano sta a significare che il suo comune ha un centro storico tipico e raccolto, elementi storico-culturali di interesse, percorsi turistici da visitare, quindi è un riconoscimento importante fondato proprio su elementi esistenti, reali, che ci sono. Certo, è un riconoscimento importante. Aggiungo con grande orgoglio che Zungoli è l'unico comune della provincia di Avellino ad aver avuto questo riconoscimento. E chiaramente il riconoscimento non è un regalo che viene fatto a qualsiasi richiesta, ma bisogna rispondere a ben 250 criteri di qualità che bisogna dimostrare e che puntualmente vengono riverificati annualmente, perché si garantisca l'eccellenza dell'accoglienza, dei capolavori, dei servizi, tutto quello che il turista cerca quando si propone di seguire dei percorsi turistici ovunque si possa andare. Certo. Sindaco, e si mangia anche bene. L'enogastronomia sono delle eccellenze, no? Non solo della nostra Irpinia, dell'intera Campania. A Zungoli il piatto tipico, non so? Il piatto tipico può essere le chiapparelle, i cicatielli, c'è anche un piatto di ritorno, il pancotto con broccoli, ce n'è di tante. Anzi, io posso dire una cosa molto semplice, che
abbiamo raccolto, è stato raccolto da una signora ben 100 ricette della cultura contadina, della transumanza, perché noi siamo poco tutti figli della transumanza in questo territorio, siamo i luoghi del benessere, perché la transumanza ci ha lasciato come tradizione la qualità, la genuinità, oltre che le bellezze di questo crinale dell'Appennino su cui questi borghi sono nati intorno alla transumanza e che ancora oggi riescono a dare benessere, ma anche bellezze paesaggistiche che si apprezzano quotidianamente. C'è anche un buon olio dalle vostre parti, Sindaco? Beh, è una nicchia del Ravece, perché il Ravece è un olio che caratterizza proprio la provincia di Avellino ed è una eccellenza che è riconosciuta a livello mondiale, credo, e quindi è un vanto avere prodotti di eccellenza come questo olio Ravece Sanco Mai, senza fare pubblicità, ma è di conoscenza pubblica. Certo, e quindi si mangia bene, si beve bene, si può respirare aria pura, genuina, si può ammirare il paesaggio. Zungoli ha anche queste grotte di tufo, cioè il tufo a Zungoli, no? È una caratteristica le grotte di tufo, cioè è diciamo sì, il paese, il borgo di Zungoli nei suoi primi anni di fondazione evidentemente, perché le grotte risalgono al periodo preromano, alcune di queste, altre sono nate poi nel periodo bizantino, cioè 1000 anni fa circa, per costruire sopra la massa tufacea dove le grotte erano state per prima un po' il caseggiato. Ecco perché abbiamo anche delle pubblicazioni, i calendari che annualmente vengono fatti a tema, uno di questi due anni fa sono proprio le grotte, cioè si entra in tutte queste grotte e si fa conoscere meglio di quello che l'arte rupestre, diciamo, del passato, così come quella arte rupestre, diciamo così, di Matera, in qualche modo ci ha fatto conoscere. Sindaco, siamo in chiusura di questo collegamento, io la ringrazio ancora per essere stato qui con noi a Caia stamane, per far conoscere anche ai nostri telespettatori questo piccolo borgo dell'Irpinia, il centro storico, il Castello Normanno. C'è davvero tanto da visitare raggiungendo Zungoli e approfittando, attraversando ecco, l'Irpinia. Soffermiamoci soprattutto in questi piccoli comuni, in questi borghi, perché c'è davvero da vedere, da conoscere. È inutile che andiamo fuori regione, rimaniamo qua, va? Io parlavo di prossimità e questo è uno di quei luoghi di prossimità accanto a tanti altri centri chiaramente che possono offrire veramente quelle risposte e il bisogno di ritrovarci, diciamo, in questi ambienti. Quello che posso dire è che vi aspettiamo qua a Zungoli, vi aspettiamo perché tra le altre cose questo paese è il paese delle case a un euro. Dopo i due anni di pandemia è cominciata il risanamento di queste case finalmente, e che abbiamo assegnato circa 28, e teniamo presente che abbiamo avuto circa oltre 4.000 manifestazioni di interesse da cittadini italiani, europei e soprattutto americani. Ecco, questo borgo vi invito a venire a Zungoli perché dà contributo a chi e alle famiglie, a chi intende venire ad abitare a Zungoli, dà contributo a chi vuole attivare delle attività artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, dà contributo a chi intende in qualche modo attivare anche con casi incomodato qualsiasi tipo di attività che possa aiutare a stare in luoghi così belli, ameni, i luoghi della transumanza, ma anche i luoghi della dieta mediterranea. Certo. Perché Zungoli ci ha ricordato e vive anche con alcuni centenari questa cultura, diciamo, della longevità che noi cerchiamo di mantenere intatta e possa essere ai tanti, diciamo così, motivo di ritorno in questi luoghi, oltre il turismo di ritorno di quelli che sono andati via per ragioni di lavoro in passato, ecco, ritornare qua in questi luoghi, borghi incontaminati, perché possono ritrovare il proprio luogo
Le proprie di origini. benessere, diciamo, È vero. quello che alla fine della vita noi È ricerchiamo. vero. Grazie sindaco, davvero grazie, buon lavoro. Ci vediamo a Zungoli. Certamente, appena sarà possibile, saremo qui a festeggiare Notte Romantica, mese di giugno, ultimo sabato di giugno. Bene. Bene, va benissimo, ci sto sindaco. Grazie Benissimo. ancora. Va bene, grazie a voi. Buona giornata.